Più di un anno fa, la mia amorosa mi taggò in una storia dove si vedevano due micro statuette di Megalon e Mothra. Moltissimi di voi, ovvero tre persone, mi hanno chiesto da dove provenisse quelle statuette. Ebbene, provengono da quel gioco in scatola, Godzilla Tokyo Clash. In questo video proverò a spiegarvi come si gioca. Ci tengo a precisare che questo gioco è in inglese, esiste anche la sua variante in spagnolo. Quindi, se non sapete l'inglese, mi dispiace, però non disperatevi. Ho una soluzione per voi e si chiama Google Traduttore. Una volta imparato ad usarlo, vi ci troverete benissimo. Obiettivo! L'obiettivo principale è quello di essere il re dei mostri. E come si fa? Semplicemente distruggendo edifici, lanciando mostri a destra e manca, ferendoli, pugnalandoli, graffiandoli, morderli, prendere il token del King of the Monster. Insomma, il giocatore che avrà il punteggio più alto vince. Il set del gioco cambia a seconda del numero di giocatori, massimo 4. 2 per così, 3 per così e 4 per così. L'importante è che al centro ci sia questo esagono, che rappresenta il centro del ring. In base al colore dei quadrati che vedrete in giro, si dovrà posizionare una tipologia di edificio grande. Torre nel rettangolo giallo, bunker militare in quello verde, disco radar in quello viola e centrale elettrica in quello arancione. In questi piccoli blu ci vanno gli edifici piccoli. Una volta fatto ciò, i giocatori dovranno posizionare il proprio kaiju a un'estremità del ring. Rispettivamente, se si gioca in due, ognuno si dovrà mettere in questo punto. In tre qui e in quattro qui. E se in un esagono ci sono degli edifici, bisognerà semplicemente ruotarlo o cambiarlo per far sì che sopra di essi non ci sia nulla. Ogni kaiju deve cominciare sul tassello vuoto. Infine bisogna posizionare la plancia del timer col suo rispettivo token del King of the Monster, ovvero qui. Ma il suo significato ne parleremo a breve. Sopra e sotto al contatore dell'Oxygen Destroyer vanno posizionate le carte evento. Si prendono tutti gli oggetti del caso e, seguendo le istruzioni scritte sul retro, si posizionano i rispettivi veicoli all'interno del ring. Ora si prende la fascia del kaiju che avete scelto e si posiziona questo piccolo cubo rosso nello spazio rosso qui. Se invece avete scelto King Ghidorah, avrete due quadratini. Quello rosso sul 2, mentre il giallo qui sullo 0. Infine si sceglierà un giocatore a caso che riceverà il token del King of the Monster. Questa carta permetterà di pescare una carta in più e a fine punteggio varrà 2 punti. Come ho anticipato, lo scopo del gioco è quello di ottenere un punteggio più alto, cercando di ferire i giocatori avversari. E come si fa a ferirli? Grazie alle nostre carte. Ogni giocatore avrà un deck diverso e in un match si potranno avere in mano solo 5 carte, mentre chi è il re dei mostri 6. Il giocatore potrà giocare solo una carta per poi passare il turno al giocatore successivo. Dimostrazione a prova di scemo, io gioco questa carta e poi non posso giocarne subito un'altra, quindi passo il turno al prossimo. Le carte hanno tre simboli, quasi sempre accompagnati da un numero, e questi simboli hanno un significato ben preciso. Le impronte, o piedini, rappresentano il movimento. Se una carta ha delle impronte con il numero 3, significa che il mio personaggio si potrà muovere in tre spazi. I graffi, invece, sono i danni. Se gioco questa carta nello stesso spazio dove si trova il mio giocatore avversario, gli infliggo 2 danni. Con la carta attacco posso anche lanciare i miei giocatori avversari e farli schiantare contro edifici o altri kaiju. Come? Prima di tutto il mio avversario deve trovarsi all'interno della casella in cui io sto e la quantità di danni che la carta infligge diventa il numero di caselle di distanza che posso lanciare il mio nemico. Ad esempio, con questa carta attacco di 6 posso lanciare il mio avversario fino a 6 caselle di distanza e decidere se distruggere un edificio e infliggere solo un danno al mio nemico. Cosa comporta la distruzione di un edificio? Ne parlerò più avanti. Oppure far colpire il kaiju che ho appena lanciato contro un altro kaiju, infliggendo un danno ad entrambi. I miei avversari possono parare questo danno con la prossima carta che vi descriverò, ovvero con le carte difesa. Gioco una carta attacco contro un mio avversario con un valore di 4, lui utilizza una carta difesa contrassegnata con uno scudo di valore 3 per pararlo. Tuttavia, il mio attacco non è completamente parato, quindi anziché infliggere 4 danni, ne infliggo solo uno. Qui mi collegherò alle carte punteggio, visto che questo passaggio è fondamentale per la vittoria della partita.
Megalon fa un attacco di 3 a Ghidorah e quest'ultimo non riesce a parare il colpo. Ora Megalon cosa fa? Pesca il numero di carte dal mazzo di Ghidorah corrispondente al danno inflitto, ma non se le tiene tutte. Guarda in basso a destra, dove c'è questa coroncina, e tiene solo la carta con il numero corona più alto. E se la tiene, mentre le restanti le butta nel mazzo degli scarti di Ghidorah. Con questa giocata Megalon ha guadagnato ben 2 punti. Se sfiga vuole che tutte le carte che si è preso valessero 0, bisogna scartarle tutte quante. In Godzilla Tokyo of Clash non esistono punti vita, non si muore mai, ma in compenso si deve cercare di prendere più punti possibili dai mazzi dei propri avversari. Metti caso che Ghidorah, dopo l'attacco di Megalon, avesse avuto il token del King of the Monster, questo va all'insettone gigante e adesso spetterà a lui difenderlo a tutti i costi. In più, non è finita qui. Le carte si dividono in 3 tipologie, Momentum, Range e Enhancement. Momentum, con questa carta il giocatore può giocare un'altra. Esempio chiaro, decido di giocare questa carta che mi permette di muovermi di una casella, ma non ha Momentum. Quindi il mio turno finisce e passa al mio avversario. Se invece avessi giocato la carta Momentum di 3 passi, ovvero questa, mi sarei posizionato vicino al mio avversario. E poiché tocca ancora a me, avrei potuto infliggergli un altro danno con qualche altra carta che ho in mano. In questo caso ho preso Ghidorah, l'ho buttato contro un edificio, l'ho distrutto e mi sono preso un punto. Il range con il numero corrispondente sta a significare la distanza. In questa carta specifica il range è collegato al danno 6, ma posso infliggere quel danno a qualsiasi giocatore che sia a distanza di 3 caselle da me. Ad esempio posso colpire King Ghidorah, ma non posso colpire Megalon, poiché egli è distante da me di 4 caselle. Tuttavia non posso prendere Mothra, poiché un aspetto importante di attacchi a distanza è il posizionamento. La traiettoria deve essere perfettamente dritta, cosa che non avviene tra me e Mothra. Enhancement, per spiegarla in maniera chiara, è la carta di Yu-Gi-Oh! Una volta giocata non va negli scarti, ma va messa qua sotto nell'apposita sezione. Ed è un potenziamento che, a seconda delle carte, rimarrà per tutto il tempo della partita con te oppure andrà utilizzato come ancora di salvezza. Ad esempio questa di Megalon dice che se un kaiju avversario ti fa un danno, puoi scartarla e automaticamente il tuo nemico prenderà un danno di 2. Dopo aver parlato dell'enhancement, bisogna ricordare che ogni carta ha una piccola didascalia e che, una volta letta, può aiutare il giocatore. Come ad esempio distruggi tutti i piccoli edifici e veicoli nella tua zona, ma attenzione al costo dell'energia che si legge in alto a destra, sullo sfondo giallo. Costo energia, che cosa è e cosa si deve fare per averla? Ora vi ricordate del piccolo cubetto rosso che abbiamo messo alla nostra plancia a inizio partita? Ecco, questo è il nostro contatore di energia. Con esso possiamo capire quanta energia abbiamo guadagnato o speso durante la nostra mano. Infatti, per giocare determinate carte bisogna avere un numero di energia precisa, che, come accennato, si trova in alto a destra e allo sfondo giallo. Esempio idiota. Godzilla, per giocare questa carta, deve avere al minimo 2 di energia. Una volta giocata, il cubetto scala del numero indicato. Ma come si fa a guadagnare punti energia? Con la distruzione! Carri armati, treni, UFO, navi da battaglia, edifici, strutture, chi più ne ha più ne mette. E per distruggerle ci sono questi 2 metodi. Uno, con le carte che abbiamo. Ad esempio, con questa carta Megalon può distruggere tutti i piccoli edifici e veicoli. Quindi si prende, si gira la miniatura, si calcola il relativo punteggio, si segna sulla barra e si posizionano i piccoli edifici e veicoli distrutti negli appositi spazi. Oppure per Godzilla c'è quella famosa carta del raggio atomico, che può fare 4 danni ad un kaiju e se fra questi ci sta pure un edificio grosso, lo distrugge e si prende il punteggio. Secondo metodo, lanciarli! Sei in un posto dove c'è il carro armato e tu puoi decidere di prenderlo, oppure un kaiju, per lanciarli, distruggere un edificio e prendere i punti da esso. Si può lanciare in 2 modi. Il primo, con la tecnica che ho elencato prima. Il secondo invece scartando una carta che si ha in mano. Nella plancia del kaiju giocabile si legge che si può scartare una carta dalla mano per lanciare un kaiju a distanza di 1, oppure muoversi di uno spazio. Questo gesto verrà considerato come un momentum e quindi quando decidete di scartare una carta non salterete il turno, ma potrete giocare ancora. Infatti dopo avergli schiantato addosso un carro armato in faccia a Mothra, mi prendo un punto di energia del carro armato, mi prendo trofeo
la carta di Mothra, dal mazzo di Mothra. Tocca di nuovo a me perché è momentum e mi gioco questa carta. Con range 2, faccio 4 attacco, spendo 2 punti di energia, faccio 4 danni a Mothra, perché la carta vale 4 danni, e mi presco 4 carte dal deck. Ma cosa potete distruggere di bello? I veicoli, i piccoli edifici e i grandi edifici. Distruggendo quest'ultimi potrete avere dei benefici particolari. Il grattacielo, anziché prendere 2 punti energia, ne prenderete 4. La centrale elettrica, che vi farà prendere 2 punti energia e vi farà pescare una carta dal mazzo. Il bunker militare, che vi farà prendere 2 punti energia e potrete scegliere una carta dal mazzo degli scarti e metterla in cima al vostro mazzo. E infine la parabola. Questa vi farà prendere 2 punti energia e potete scegliere, da come potete vedere il simbolo dell'occhiolino, di guardare la prima carta in cima a un mazzo di un giocatore avversario e poi rimetterla a posto. Ed infine i veicoli, ma che variano da punteggio a punteggio, ma per parlare di loro è giusto parlare anche del token del King of the Monster. Come ormai sappiamo, i giocatori devono avere un massimo di 5 carte in mano, ma che il King of the Monster può averne una in più, a parte la prima mano. Essere il King ha i suoi vantaggi, ma anche svantaggi. A fine turno sì, si avrà 2 punti in più. Ma attenzione, ogni volta che un Kaiju proverà a danneggiarvi e ci riuscirà, il token spetterà a lui e sarà l'altro giocatore a iniziare la partita. Sembra che sia tutto figo, ma il King ha anche dei svantaggi. Sarà un bersaglio dei veicoli. Infatti, se un veicolo si trova in uno spazio equidistante fra i due Kaiju avversari, esso si muoverà nella direzione del portatore della corona. Il compito degli obiettivi è quello di rompere le scatole, infatti fanno dei danni non di poco conto. I jet valgono un punto e si muovono in due spazi in linea retta e quando colpiscono un kaiju, questo deve scartare una carta enhancement. UFO, una volta distrutti, valgono 3 punti. Anche loro si muovono in due spazi e si avvicinano al kaiju più vicino a loro. Quando entrano nel raggio di uno presso un qualsiasi mostro, questo dovrà scartare una carta dalla mano. Carri armati, una volta distrutti, valgono 1. Si muovono di 2 verso il kaiju più vicino. Non possono entrare in acqua, e quando sono a distanza di 1 da un qualsiasi mostro, gli fa perdere un punto energia. Navi da guerra, pure questa, una volta distrutto, vale 1. Stanno in acqua, ma hanno un range di 2 caselle. I giocatori vicini ad esse dovranno perdere una carta trofeo dalla cima del loro deck trofei. Treni. Si muovono lunghe le rotaie, non fanno nessun danno, sono molto utili per essere distrutti e prendere punti energia in quanto ne valgono ben 3. Generatori elettrici. Anche se i generatori elettrici infliggono solo un punto danno quando viene gettato contro di essi, quel danno non può essere bloccato, quindi cerca di evitarli. Timer della partita. Sì, ok, tutto interessante, ma effettivamente come si gioca? Come si muovono i veicoli? Da questo punto interverrà un secondo giocatore che ci aiuterà nel corso della partita. Non è vero, Avo? Luke Cummings, l'amico di cui ti puoi sempre fidare. Eccomi. Iniziamo la partita con Godzilla e Megalon, i primi due kaiju che si consigliano ai principianti. Si utilizzano come mezzi i treni e i carri armati, dato che il gioco ci suggerisce di iniziare così. E poi si prepara la plancia per i giocatori kaiju. Si può cominciare. Dio mio, è cringissimo. Allora vediamo una più cringe. Si può cominciare. Tu sei l'ospite, quindi prendi il token del King of the Monster. Mobile. Adesso si prendono i carri armati e i treni. Come si fa a metterli? Sono in tutto, sono 8 carri armati, 4 treni, quindi 2 li posiziona il buon vecchio Luke Hemmings, mentre 2 li posiziono io e 4 io e 4. Veramente, se vogliamo fare i bastardi, possiamo metterli in un modo dove i nostri carri armati vanno a rompere le palle. Vanno a rompere le palle a lui. Invece i treni sulle rotaie. Cos'è che facevano i treni? Niente, se li distruggi li prendi 3 punti. Allora rimane un il token del King of the Monster. Qua guardo, c'è lo start. Perfetto.
peschiamo, iniziamo con 5 carte. Anche se è il token King of the Monster, prima partita, ricordati, inizia sempre con primo turno. Esattamente. Per muovermi di uno. Ok, quale vanno cosa di scarti? Come? Grazie. E poi uso 2 di energia. Perché? Piercing. 1 di danno. E pesco, metto. Pesco una carta e lancio con l'1 di danno incarmato di una casella. Ok. E cosa vuoi distruggere? La tocca armato o il bunker militare? Distruggo il bunker. Ok, ne distruggi 2 e prendono 2 punti energia. Nice. Ho ancora momentum. Vero. Ah, devo pescare una carta. Tipo Horn Laser, uso 2 punti energia per colpire range 2 l'edificio. Ottimo. E si prende lo stronzo, 4 punti energia. Passi? È vero, non è il momento. Vediamo cosa posso fare. Scarto questa carta per muovermi di 1. Poi gioco questa carta, Crashing Group, che mi vale anche come momentum, dove posso distruggere un veicolo o un piccolo edificio nel mio spazio, distruggo questa casa, che mi viene 2 punti, mi costa 2 punti di energia. Visto che ancora a me è momentum, i 2 punti di energia non sono presi, no. Gioco questa carta, prendo l'edificio, posso lanciarlo, anziché attaccare lo uso per lanciare a lunghezza di 3, e distruggo questo. Quindi faccio 4 punti, più un carro armato sono 5. 1, 2, 3, 4, 5. E di visto che lo devo muoverlo di questo, di 2, perché mi costa 3 punti energia. Poi faccio 4, 1, 2, 3, 4, perché ho distrutto l'edificio più 1, l'edificio con il carro armato. Mi muovo di 2. Puoi muoverti anche dopo? Sì. 1, 2, mi metto qua. Non ha momento. Cazzo, è vero, non ha momento. Figlia, coglione che sono. Sono un deficiente. Tocca a me. Sarà molto semplice il mio turno. 2 punti energia. E mi fai il culo. E ti faccio Horn Laser. 3 danni e raggiungi 2. Se non è completamente bloccato, scarti un enchantment che non hai. Ok, non ho nessun punto di difesa, quindi ti do 3 carte. E te ne prendi una. Ricorda che il punteggio si trova in basso a... Sì. Non avevo molta scelta in questo caso. Ah, io gioco 5 punti di energia, 1, 2, 3, 4, 5, ti faccio 6 danni, range 3, quindi ti colpisco, e distruggo gli edifici nello spazio adiacente a me e il target, quindi 1. Puoi pararti 6 colpi? Mi paro da 2 colpi. La pesco anche una carta. Ok, beh, il token del King of the Monster va a me e pesco, quindi... 4 carte. Che stronza. Voglio vedere. Oh Dio mio, che schifo. Indovina qual è il numero che ho preso. Chi lo sa. Scarto una carta per muovermi di una casella. E scarto anche la seconda, ahimè, per lanciare un veicolo di una casella. Sono 3 e 3, sono 6 punti energia. Andiamo a 7. Beh, io passo, tu passi. Sì. Una volta che i giocatori non possono fare più mosse, succede questo. Prima di tutto, l'Oxygen Destroyer si muove di nuovo spazio. I giocatori pescano 5 carte. 6 per chi fosse il King of the Monsters. E i veicoli si muovono e fanno i loro rispettivi danni. Fatto ciò, la partita riprende. Il gioco terminerà quando l'Oxygen Destroyer supererà il numero di giocatori della partita o quando si supererà il numero di casette. Se invece si supera il numero di piccoli edifici che posizioniamo lungo questi appositi quadratini, la partita termina e si inizia a contare il punteggio delle carte trofeo. Bene, adesso che la partita è finita, fuori dalle palle. Ma come, dovrei andarmene così? Dopo tutto l'aiuto che ti ho dato? Sì.
Capito, l'amico su cui puoi sempre contare, sì. Sei tu, non io, ora fuori da casa mia. Comunque, la cosa figa di questo gioco, come nella maggior parte dei giochi in scatola, sono la caratterizzazione dei personaggi, in questo caso dei mostri. Ogni kaiju ha una skill unica rispetto agli altri. Quelli che possiamo giocare sono Godzilla, Mothra, King Ghidorah e Megalon. I loro poteri speciali lo si possono leggere nei suoi appositi deck, e sono: Godzilla, il protagonista di questo franchise, quando deve lanciare o un kaiju o un veicolo, lo può lanciare a distanza più 1. Megalon, il coleottero gigante, quando deve pescare una nuova mano, la prima carta la può scegliere nei deck degli scarti. King Ghidorah, lui ha un potere molto particolare. In alcune determinate carte ha il simbolo più testa. Una volta giocate 3 carte con questo simbolo, può azionare delle carte potenziate con la scritta Barrage. Ad esempio, in questo caso fa ulteriori 3 danni e può prendere un secondo trofeo. Una volta giocata, ritorna a 0 teste. Mothra è diversa rispetto agli altri. Se tutti i kaiju precedentemente gli vale la regola di scartare una carta per muoversi di 1 o per lanciare di un kaiju o veicolo a distanza di 1, Mothra invece, quando scarta una carta, può muoversi in linea retta di 2 caselle, oppure prendere un punto energia. Esatto, Mothra non può lanciare nessun veicolo. Entrambe le scelte valgono come momentum. Lei non può lanciare i kaiju o distruggere edifici, ma può ottenere tutti i benefici di un edificio grande o piccolo adiacente a lei ad ogni round, ed essendo amica dell'umanità è invulnerabile sotto l'attacco dei jet, carri armati, navi da guerra, ma non degli UFO. Conclusioni! Insomma, Godzilla Tokyo Clash sembra un gioco complicato, e all'inizio lo è, ma una volta entrati nell'ingranaggio ci si divertirà un mondo. È un bellissimo gioco in scatola e non lo consiglio solo ai fan di Godzilla e Company, ma anche ai fan dei giocatori in scatola casual. Il buon vecchio Luke Cummings che avete visto prima, lui non è un fan di Godzilla, anzi ha provato a vedere qualche film e non è nelle sue corde, però questo gioco in scatola lo ama alla follia, anche per la mia amorosa. Il problema principale, almeno per me, è che è un gioco di massimo 4 giocatori. E visto che Godzilla è un mercato molto di nicchia, una possibile espansione di 8 giocatori la vedo molto ardua. Proprio per questo scendono in campo le espansioni non ufficiali fatte da altri fan. Infatti, entrando in questo gruppo Facebook che potrete trovare qua nei commenti, si potranno stampare sia le plance di gioco, sia le carte, e anche i modelli 3D per chi avesse una stampante 3D, oppure per chi non l'avesse possono andare su AliExpress o Amazon per comprare le Gashapon patocche, tanto le sono a bizzeffe in giro. Io ad esempio mi sono procurato il deck di Rodan, Gigan, Anghiras, Edora e Biollante. Ho provato a giocare con qualcuno di essi e alcuni devono essere nerfati perché sono troppo potenti, come Gigan, Edora o Biollante. In compenso però sono molto divertenti da utilizzare. In più, lo do per scontato, bisogna aggiungere dei tasselli in più sulla mappa di base, in media 3 tasselle per personaggio. Quindi per giocare con 5 giocatori bisogna avere 15 tasselli di gioco, con 6, 18 e così via. Uno dei problemi è però che nella confezione di base ci sono solamente 12 tasselli e avete 2 strade. La prima, o comprare un altro gioco, ma è inutile, cioè. Penso che sia una cosa abbastanza inutile. La seconda invece è stampare sul gruppo Facebook elencato prima dei tasselli in più. Poi anche loro hanno un Google Drive, lo metterò anche qui nei commenti, e da lì potete stampare tutte le carte, planche da gioco, tasselli e più che ne ha più ne metta. Bene, questo è tutto quello che avevo da dire su Godzilla Tokyo Clash. So che esistono altri giochi in scatola, ne ho visti altri 2 di Godzilla di carte. Boh, forse vedrò di portarli in futuro se mi date i soldi. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio. Mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi, bla bla bla. Tanto so che la maggior parte di voi iscritti non vedranno mai video questo video per intero, ma si soffermeranno sui primi 3 minuti, diranno bel video quando farò il nuovo unboxing. Ok, sì, vabbè, ciao!